di piazzare i prestiti e investitori che hanno scelto la nostra banca per fare questo stage. Poi grazie ai ragazzi che si sono comportati benissimo, sono stati bravi con noi, poi si sono integrati subito con sia gli altri stagisti che con i dipendenti della banca, con gli altri collaboratori. Penso che anche loro hanno ricevuto un poco da tutti quanti quell'attenzione per metterli al proprio agio. Ritengo che avete fatto una bella esperienza, questo è un modo per cominciare a riempire anche il vostro curriculum, perché chiaramente la scuola, chiaramente purtroppo, è stata un poco bistrattata negli ultimi tempi e quindi non riesce a poter darvi tutto quello che poi in teoria voi imparate, ma poi praticamente non avete, voglio dire, non riuscite ad entrare nel mondo del lavoro, quindi questa quindi è stata un'occasione, grazie all'impegno della scuola, per poter realizzare questa cosa. Noi a conclusione di questo stage, così come facemmo anche per i vostri colleghi l'anno scorso, in ricordo di questi due mesi, i colleghi l'anno scorso invece un mese, voi ne avete fatti due, e vogliamo fare omaggio, poi ve lo daremo a ognuno di voi, del libro del di Fisciano, quindi del nostro comune, dove c'è un po' la storia sia del comune che anche della banca, quindi come è nata, quando è nata, i soci che l'hanno fondata nel 1980. Quindi questo è il volume che noi abbiamo pubblicato nel 2010 in occasione del bicentenario del comune di Fisciano. Poi noi da due anni facciamo anche il bilancio sociale della banca, che racchiude un po' tutte le attività, anche questo tipo di attività. Oltre al bilancio economico ci stanno anche una serie di attività che facciamo con l'università, con questo stage che abbiamo fatto con voi, con le associazioni del territorio. Noi abbiamo istituito insieme alla Fondazione della Comunità Salernitana un fondo per aiutare le persone che si trovano nel bisogno, e questo fondo viene alimentato con il contributo dei correntisti. E quindi ogni anno facciamo un bando dove partecipano le associazioni per portare avanti questi progetti. E poi il simbolo che da un poco di tempo stiamo portando avanti per dare ai bambini delle scuole elementari per l'educazione al risparmio. Questo è fatto da un artigiano nostro locale. Con questa cosa abbiamo salvato un artigiano che fa ceramica e quindi era costretto a chiudere, quindi abbiamo fatto questo porcellino che lo doniamo ai bambini che nascono e tutti quelli che partecipano all'educazione finanziaria che noi facciamo nelle scuole, nelle quinte elementari. Quindi gli doniamo anche un libretto del piccolo risparmiatore, qui poi c'è stato un brochure che vi dà un po' tutte le indicazioni, e loro ogni anno lo riempiono con le monetine, lo portano in banca e noi glielo accreditiamo su questo libretto, dove gli riconosciamo anche un interesse abbastanza sostenuto, e poi a 18 anni loro ritireranno questa somma per poter fare poi quello che ritengono più giusto fare, cioè un viaggio, una scuola, l'università, una serie di altre cose. Quindi a ognuno di voi adesso poi vi sarà consegnato questo trio, porcellino, il viaggio sociale e il libro, in modo che così vi ricorderete di questi due mesi che avete fatto insieme a noi. No, è che non abbiamo fatto.